Buonasera e benvenuti in una nuova trasmissione di Aspettando le Amministrative 2021. Noi questa sera porremo l'attenzione sulle persone, partendo dalle donne. Come la settimana scorsa ci avete dato molto riscontro positivo rispetto alle storie degli ospiti che abbiamo portato e quindi questa settimana replicheremo la stessa cosa. Ogni ospite ci dirà il ruolo che fa, come lo fa, dove lo fa e perché lo fa. Quindi come ha cominciato, cosa fa e poi gli chiederemo delle semplici spunti di attualità. Come la vedono, come la pensano. Bene, incominciamo con l'avvocato Dino Magnacca. Buonasera Dino. Buonasera a tutti. Buonasera. Fiorella Zabatta, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a te. La dottoressa Federica Manuela Morra. Buonasera. Maria Cristina Benintendi, buonasera Maria Cristina. Buonasera, buonasera. Vittoria Mariani, che poi dopo ci spiegherà che ha un cognome lunghissimo, buonasera. Buonasera. Ultima ma non ultima, Antonella Cannata. Buonasera Antonella. Buonasera. Allora, Antonella, noi ti volevamo chiedere che lavoro fai e come lo fai e perché lo fai. Io nasco in un negozio di illuminazione, molto semplicemente ereditato dai miei genitori. Da lì è nata la passione per la luce vista come emozione, la luce vista per illuminare, e quindi sul campo ho acquisito delle competenze. Oltre a lavorare in questo negozio, mi sono occupata successivamente di produzione, di domotica e la passione è cresciuta nel tempo attraverso i lavori che ho svolto, attraverso il quotidiano e attraverso anche gli alti e bassi della vita quotidiana e dell'andamento economico, perché abbiamo vissuto la crisi, abbiamo vissuto il benessere e stiamo vivendo la pandemia. Quindi ci stai dicendo che nel tempo i gusti rispetto all'illuminazione sono cambiati. No, si è evoluta l'illuminazione perché abbiamo avuto un'evoluzione della tecnologia. Siamo passati dalla semplice lampadina incandescenza alla lampadina alogena, agli ioduri metallici e siamo approdati al Che è LED. molto più efficiente, performante, Molto più efficiente. ecologico soprattutto. Assolutamente, adesso c'è una rivoluzione nell'illuminazione e nella domotica, nel controllo dell'illuminazione attraverso i cellulari, attraverso il computer, per cui le luci non le accendiamo e le spegniamo più dal semplice interruttore, ma le gestiamo da Quindi un'app di diventa una cosa cellulare. divertente, Antonella. Molto Perfetto. divertente, infatti io mi diverto tantissimo nel mio lavoro. Perfetto. Allora non è un lavoro se ti diverti, è una passione. È una passione, infatti è una passione. Io Beh. mi diverto e si divertono anche i miei clienti perché poi i clienti diventano amici. Purtroppo il periodo è quello che è, stiamo vivendo una pandemia, per cui i flussi non sono più gli stessi Non in parliamo di quanto flussi oggi, no. soprattutto economici, parliamo di cose belle. Oggi è Pasqua, è Pasquetta. Parliamo di cose Perfetto. belle. Allora, parlando di luce, Dino, che lavoro fai? Attualmente da circa 30 anni faccio l'avvocato, però come avrai notato i capelli bianchi ho 65 anni, per cui è una storia lavorativa anche più lunga di 30 anni. In realtà io all'età di 18 anni, appena ho terminato il liceo, ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare subito, pur essendo iscritto all'università. E ho avuto la fortuna di lavorare per un organismo internazionale. Questo immediatamente mi ha dato dei grossi stimoli, perché negli anni 70 io vivevo in una cittadella americana e quindi assorbivo tutte quelle che potevano essere Beh, era il sogno novità. americano in quegli anni, Prego? no? Era il sogno americano in quegli anni. Era il sogno, ma non solo, noi forse questo l'abbiamo dimenticato, ma fino all'89, cioè la data in cui la guerra fredda è formalmente terminata, anzi praticamente terminata, Napoli viveva di turismo americano, nel senso turismo americano militare. Si è calcolato che circa il 25% dell'economia napoletana, come dire, era supportata dal governo degli Stati Uniti d'America direttamente attraverso l'assunzione di personale o di stipula di contratti con fornitori e quant'altro, e poi soprattutto questa massa umana che arrivava a Napoli ogni settimana attraverso le portaerei e che poi venivano nella città e aiutavano il commercio locale.
Ho iniziato semplicemente, però la cosa bella che ho riscontrato in un tempo in cui mi sembrava impossibile è che, nonostante io fossi molto giovane, ho avuto le porte aperte, nel senso che la mia tenacia, la determinazione erano dei fattori essenziali nella valutazione per la mia carriera. Tant'è che all'età di circa 25-26 anni io sono diventato un dirigente di un ufficio molto importante, un ufficio che appaltava opere di costruzioni e di servizi, opere contratti di progettazione architettonica e ingegneristica, e il tutto con una competenza che andava da Roma a Sigonella. Naturalmente questa è stata un'esperienza che poi mi ha portato a viaggiare molto. Sono stato negli Stati Uniti d'America per gli advanced, per i full mission, insomma, e quindi mi ha dato un'opportunità anche di vedere cosa accadeva altrove in un'età molto giovanile. Dopodiché, alla fine di questo periodo, che è coinciso con la fine della Guerra Fredda, ho lasciato questo tipo di lavoro per cominciare un interessante percorso con la Comunità Europea. Cioè, all'epoca la Comunità Europea voleva che i paesi dell'est si avvicinassero a noi e lo cominciassero a fare sotto un profilo proprio economico, e quindi aveva progettato dei finanziamenti per la costituzione di joint venture, cioè a dire società costituite da un partner europeo, quindi di uno dei paesi della CE, e un partner dei paesi dell'est. Perfetto. Allora, diciamo che hai avuto una preparazione importante, mondiale a questo punto, e poi ti sei compenetrato nella città metropolitana di Napoli. Parlando di Europa, vorrevo sapere la storia di un responsabile nazionale di Europa Verdi. Ho detto bene? Perfetto, perché abbiamo un precedente, quindi ci dici com'è nata la tua passione politica e se questo per te rappresenta un lavoro o meno? Allora, io sono stata molto fortunata nella vita perché ho coniugato le mie passioni al mio lavoro. Quindi, iscritta all'università, alla facoltà di giurisprudenza, sono diventata lì, nella facoltà di giurisprudenza, rappresentante degli studenti, prima in un organismo che si chiama il Consiglio di Facoltà e poi nel Senato Accademico, per la prima volta aperto agli studenti, entrai a far parte di questo organismo, per cui non ho mai abbandonato né l'università né la politica. Oggi sono un docente universitario, sia alla Federico II ma sia all'Università Pegaso, e sono un dirigente politico dei Verdi che nel passare degli anni ha ricoperto diversi ruoli istituzionali, politici, grazie al partito all'interno dei vari organismi. Recentemente, l'ultimo, sono stata vice sindaco di Pozzuoli per 3 anni, ancora prima ho fatto parte del gabinetto del ministro dei 2 ministeri, dell'agricoltura e dell'ambiente, quando abbiamo avuto l'occasione di portare le tematiche ambientali a livello ministeriale, e parallelamente però la mia carriera universitaria è andata avanti, una passione anche quella della romanistica, perché io sono su materie storiche romanistiche come istituzione di diritto romano e storia del diritto romano, sono andate avanti di pari passo alla passione politica, quindi laureata, poi sono diventata assistente, sono rimasta insomma ad assistere il mio professore all'università, poi passata con una collega che è diventata ordinario, successivamente alla Pegaso, quando si è neoformata questa università telematica, mi ha fatto piacere entrare in questo progetto e crederci, e quindi anche lì ho... Che ricordiamo che è un'eccellenza campana la Pegaso. Sì, ormai a livello nazionale, internazionale, credo che abbia superato anche le altre università telematiche e sia la prima in tutta Italia, con Danilo Iervolino, che è stato un imprenditore che ha avuto molta visione per il futuro lungimirante. E parallelamente, ripeto, la passione anche per la politica, adesso Verdi, Europa Verde, è andata avanti, anche quella con grande soddisfazione, e occupando insomma la metà del mio tempo. Sono diventata avvocato, ma per completare un percorso di studi, ma di fatto non ho mai esercitato, perché queste due mie passioni trasformate in lavoro prendono praticamente tutta la mia giornata e anche oltre, ma lo faccio con grande piacere. Beh, voi donne sicuramente avete molta energia, e poi stasera non so se gli ascoltatori, oggi è Pasquetta, sono tutti in rosso praticamente, quindi sì. Bellissimo. Allora, non si sono messi d'accordo. Vittoria Mariani, scrittrice. Come è nata questa passione della scrittura? Diciamo che la passione è sempre stata
stata insita in me, innanzitutto buonasera, certo. È sempre stata insita in me e diciamo che me l'ha trasmessa l'input della sirena partenope, dell'essere nata in questa terra stupenda, vulcanica, per questo molto effervescente, molto movimentata, che trasporta il mio animo. In realtà poi nella vita professionale mi sono occupata per circa 30 anni nel campo delle farmaceutiche, di informazione medico-scientifica. Mi sono fermata a questo avendo spesso molte sollecitazioni proprio dalla mia città che amo e che difendo ad ogni costo. Quindi ho come fatto... la sirena partenope ascolti tutto ciò che ti arriva e poi praticamente sì. Lo scrivi. Sì, in pratica sì, io diciamo che ascolto molto il popolo che rappresenta la sirena, cioè ogni persona che è nata in questa terra, su questo selciato, porta un pezzo del DNA della sirena, uomo o donna che essa sia, quindi ha questa trasmissione di fantasia, di genialità, di effervescenza, di passione, eccetera, che contraddistingue proprio il popolo napoletano e fa di esso un popolo unico. Un'altra cosa che ho fatto in passato, epoca scandalo rifiuti, ho scritto una canzone contro i politici napoletani, proprio all'epoca dello scandalo. Dacci il link così per concludere la prima parte, così sì. Loro se lo possono andare a vedere. La canzone si chiama Perché odiate la città e si trova anche su YouTube, anche sul mio canale Vittoria Mariani Channel. Perfetto. Passiamo a un'altra ospite, Manuela Morra. Cosa fai di lavoro, come dicono i bambini? Di cosa ti occupi? Allora, io sono una psicologa, sono una psicoterapeuta sistemico-relazionale, mi occupo di relazioni. La mia passione è diventato in realtà il mio lavoro, nel senso che sono sempre stata incuriosita da ciò che fa unire, ciò che fa innamorare le persone ed è poi quello che effettivamente ho fatto e faccio tuttora. Ho scoperto quindi, diciamo, viaggio nel mondo dell'amore a 360 gradi, perché mi occupo soprattutto di coppie e di sessualità, nel senso che lungo il mio percorso, lungo la mia professione, appunto, ho capito che la sessualità era un aspetto fondamentale della vita di ciascuno e della vita di coppia e quindi mi sono iscritta a questo master, che è appunto il master in sessuologia clinica. Oggi sono una docente del CIFRIC, che appunto è questa scuola, è questo centro che si trova a Mergellina, e sono quindi una docente di sessuologia e una sessuologa. Ancora, continuando ad andare avanti attraverso le persone, quindi entrando nel mondo delle persone, entrando nei cuori delle persone, mi sono andata ad approfondire una branca molto specifica della dimensione dell'amore, che è la dipendenza affettiva. E quindi sono stata a Bergamo, in un centro che si occupa di new addiction, che sono appunto le nuove dipendenze, dove appunto c'è questo centro che insegna un protocollo che si chiama appunto proprio il protocollo Dipendiamo, che è un protocollo che noi terapeuti utilizziamo per aiutare le donne ad uscire fuori da relazioni dolorose, cioè quegli amori infelici che le donne si rendono conto di vivere, ma non riescono a trovare la forza per uscirne. Perfetto. E quindi mi occupo di questo sostanzialmente. Non è poco. Allora, Maria Cristina, ben intendi, imprenditrice, cosa fai e perché lo fai? Allora, buonasera a tutti, io sono un'imprenditrice, mi occupo di artigianato, nello specifico di gioielli artigianali made in Italy, però la mia strada viene da un mondo totalmente opposto. Sono entrata nel mondo del lavoro giovanissima, non avevo neanche 20 anni, e sono entrata in un mondo tutto al maschile, che è quello dell'automotive, dove sono rimasta per più di 13 anni, e è stato un mondo, un settore ovviamente tutto al maschile, quindi la gavetta non è stata facile, però anche lì sono riuscita comunque a trovare il mio spazio vitale, a fare un percorso di crescita e di carriera. Sono entrata molto giovane nel mondo del lavoro perché ho avuto delle problematiche personali che mi hanno anche impedito di proseguire la mia carriera universitaria. Però ecco, dopo questo spaccato di vita dedicato al mondo dell'automobile, che tanto mi ha insegnato, sono poi approdata a una realtà mia, a una realtà legata al bello, legata anche alle donne, visto che stasera parliamo di donne, e soprattutto all'artigianato, al Made in Italy, insieme al mio socio. E poi mi occupo di giornalismo, a breve conseguirò anche l'iscrizione all'albo dei pubblicisti, e sono una conduttrice televisiva, ho un programma che ho scritto io. Diciamo che sei partita da un
all'automotive per poi fare tutte le cose che poi ti piacevano. Quindi sì, hai realizzato i tuoi sogni fondamentalmente. Sì, in realtà i miei sogni li ho realizzati, però il mio è stato un percorso un po' inverso. È come se la vita avesse scelto per me, in realtà. Non sono stata io a scegliere, è come se la vita mi avesse dato dei segni e io non ho fatto altro che seguire. Dopo ci devi parlare di questi segni perché sono importanti. Allora, volevo ritornare ad Antonella. Il ruolo di mamma e lavoratrice, come si concilia, come si riesce a conciliare il tuo bisogno di fare la mamma, perché fare la mamma è un bisogno, e poi quello che è praticamente all'affrontare i problemi che un'azienda deve gestire ogni giorno. È un ruolo, è molto difficile conciliarlo, tanto è vero che io i miei figli li ho fatti crescere in negozio o in ufficio con me, perché loro hanno bisogno della mamma e io avevo bisogno di vivere i miei figli. Quindi hanno fatto i compiti sulla mia scrivania, hanno vissuto diciamo, il mio lavoro e le mie peripezie. Questo è un disagio che tutte le donne imprenditrici hanno e che, ed è un, io dico, siamo figli di un Dio minore in questo Stato, perché mentre gli statali, bene o male, sono tutelati, anche in questo periodo hanno lo smart working e quindi possono gestire figli e lavoro, noi abbiamo la necessità di gestire figli e lavoro in una, in totale autonomia. E con tutte le difficoltà, con quel range temporale, la dad mia figlia la fa in ufficio davanti a me, oppure deve rimanere a casa da sola con tutte le problematiche che... Ciao Carol, fai la brava. Con tutte le problematiche che ne convengono. E in questo periodo stare chiusi in casa, perché noi siamo stati rispettosi delle regole, ha portato i bambini, non solo mia figlia, ad avere delle ripercussioni. Mia figlia ha avuto la depressione con una dermatite da stress dovuta alla chiusura e quindi abbiamo dovuto gestire non solo le problematiche di questo periodo, ma tutte le problematiche derivanti. E non è un problema che ha avuto solo mia figlia, l'hanno avuto in tanti. E quindi noi mamme abbiamo dovuto gestire l'emotività perché ci siamo dovute dimostrare forti, forti nel lavoro, perché non potevamo perdere quel poco di flusso che avevamo come imprenditrici, forti a casa perché dovevamo gestire l'emotività dei figli, forti a dover mantenere tutto questo da sole. Allora, perché le donne sono forti. Appunto per questo, Fiorella, tu sei una donna, dirigente nazionale di partito e docente universitario. In che modo hai dovuto scalciare per arrivare ad avere il successo professionale che hai? Ma guarda, ti dirò, l'ambiente politico è un ambiente molto tutto al maschile, però se proprio dovessi dire scalciare, nemmeno più di tanto, forse sono un po' una voce fuori dal coro da questo punto di vista. In politica sappiamo ci sono le quote rosa, per cui si è cercato di agevolare l'ingresso delle donne in questo mondo sempre al maschile, in tutti i modi. Adesso le donne hanno tutte quante le possibilità per poterlo fare, dopodiché emerga il migliore o la migliore, senza discriminazione di sesso, per cui non ho sentito su di me particolarmente questa pressione dell'essere donna, pur in un ambiente tutto al maschile. Diciamo che è giusto che ci sia una parità di genere, ma come non ci sia nessuna forma di discriminazione a 360 gradi, quindi neanche nei confronti delle donne. Dopodiché io penso che ognuno si debba attivare nel proprio io per emergere con le sue possibilità, le sue peculiarità che le donne hanno, anche questo discorso hanno una marcia in più, una marcia in meno, hanno le loro caratteristiche come gli uomini hanno le proprie. Se mi posso permettere, voi donna avete una marcia in meno. Ma questo lo dicono tutti quanti gli uomini che in qualche modo vogliono, pensano diversamente. No. Questa cosa le donne una marcia, no, perché voi siete più brave, però intanto poi cercano di fregarti. No, più brave no, quindi, una marcia in più, energeticamente diciamo, abbiamo per esempio una maggiore resistenza al dolore sicuramente, abbiamo delle caratteristiche diverse Fiorella, da quelle dei uomini. Non è che mi stai dando ragione. Non è che mi stai dando ragione. No, io ti sto dicendo che questo fatto di sentirsi dire siete più brave, meglio le donne, eccetera, eccetera, in realtà no, non è meglio le donne, avete una marcia in più. Quando ai tavoli ti dicono, no, perché dobbiamo cercare di agire.
agevolare l'ingresso alle donne, là incomincio a drizzare le antenne perché c'è la fregatura, diciamo, sotto, dietro l'angolo, per cui sto maggiormente più attenta. No, io credo che bisogna garantire pari opportunità a tutti in generale, quindi non sono anche per il giovanilismo spinto, perché per me l'esperienza ha un valore e soprattutto in politica, non ne parliamo dal punto di vista poi scientifico universitario, ma anche in politica questo fatto di rincorrere il giovane a tutti i costi, anche questa è una cosa sulla quale che non mi vede per forza d'accordo, perché per alcuni ruoli purtroppo per fortuna ci vuole l'esperienza giusta che soltanto chi ha la maturata, insomma, nel campo studiare anni può avere. Perfetto. Allora Dino, parlaci di queste meravigliose creature che sono le donne, ma da uomo. Beh, stasera Pierluca, io ho la netta sensazione di essere una sorta di agnello sacrificale, visto che siamo vicini a Pasqua. Volevo dire a Pasqua, anche Pasquetta, Pasqua è già passata. Quindi, per cui avevo pensato di fare un discorso, però le cose come al solito vengono superate, ci si prepara delle cose da dire, poi la situazione e le energie naturalmente fanno variare. Io posso semplicemente dire che ancora sto lavorando su me stesso a 65 anni per riuscire non a capire la donna, perché è banale dire capire la donna, ma a lavorare su me stesso, su tutto ciò che da parte mia opprime le donne, le dà fastidio, crea delle diseguaglianze in tutto ciò. Perché dico questo? Perché se io riuscirò a sgombrare dal mio animo questo atteggiamento che noi tutti abbiamo, anche se diciamo di essere avanzati, di avere superato, di avere fatto terapia, di avere avuto esperienze e quant'altro, ma è un qualcosa che è nel nostro DNA e che, come dire, va indietro nel tempo. Però io sono convinto che nel momento in cui l'uomo, in quanto maschio, riuscirà a liberarsi di questo atteggiamento prevaricatore nei confronti di qualcosa di ignoto per lui, l'uomo sarà in grado di superare anche barriere che ha nei confronti di altre diversità da lui e quindi discriminazioni nei confronti, sarà facile superare, come dire, la paura del diverso. Nella nostra vita l'inconoscibile è impossibile, noi lo sappiamo, perché non potremo mai conoscere qualcosa che è inconoscibile. Vi è l'ignoto invece, l'ignoto è la conoscenza che, come dire, è nascosta da una tenda. Il nostro compito è quello di non avere paura della conoscenza, di non avere paura della tenda, perché io credo che la violenza non sia una causa. La violenza è un effetto di una causa che la precede, e c'è la paura. La paura di non sapere che cos'è qualcosa che ci disorienta. E naturalmente il pianeta donna è stato un illustre sconosciuto, fino a che un movimento che secondo me è stato una delle cose più importanti che è capitata nella storia dell'umanità, il movimento femminista, finalmente ha cominciato a marciare. Ed è importante. Concludi, Dino, scusami, concludi. Sì, e quindi voglio dire, per quanto mi riguarda la conoscenza del pianeta donna, io l'ho mediata inevitabilmente attraverso la mia conoscenza familiare, quindi attraverso la conoscenza che mi è stata data delle donne attraverso mia madre, le mie sorelle e poi successivamente le compagne. Ma sicuramente posso dire che benché ho lavorato, sono stato avanti, permangono delle zone d'ombra che vanno assolutamente dipanate. Allora, Manuela, partendo spunto da Dino, che è inarrestabile, è un fiume in piena, cosa dà fastidio alle donne? L'ha detto prima ed è stato uno spunto interessante. Cosa dà fastidio alle donne? Sì. Ma guarda, io non ho mai amato le generalizzazioni, nel senso che anche grazie alla mia professione ho capito ed ho imparato ad ascoltare la soggettività, no? E quindi ritengo che ciò che dà fastidio alla donna, ma possono essere tante cose, no? Ma possono essere tutte diverse, quindi io non trovo... Se tu dovessi dare un consiglio ad un uomo che si approccia ad una donna e lo vuole fare nel modo migliore possibile, o a volte anche, sai, in casa
o in una relazione se hanno degli atteggiamenti che probabilmente sono frutto della quotidianità e non si presta attenzione, come diceva anche sì. Dino. Quindi cosa se, se tu potessi suggerire qualcosa ad un uomo, cosa suggerire? Guarda, questa è una delle cose su cui mi trovo a lavorare sempre più spesso in terapia, quando soprattutto lavoro con le coppie. C'è un passaggio fondamentale che molto spesso determina proprio la crisi e molto spesso l'inizio della crisi, quando per esempio non si ascolta più l'altro, quando si dà per scontato ciò che l'altro ha da dire. La frase tipica proprio che si dice è: tanto lo so dove vuoi andare a parare, tanto già lo so che cosa vuoi dire, ormai ti conosco. Ecco, nel momento in cui si dice una cosa del genere, c'è quindi un atteggiamento conseguenziale a questo tipo di pensiero, chiaramente c'è una barriera, c'è proprio un muro che si interpone nella coppia tra i due partner, e questo sicuramente crea delle grandi divergenze, crea dei grandi momenti, dei grandi conflitti, dei grandi momenti di crisi. Quindi sicuramente il non ascolto e soprattutto il fatto di, ecco, questa è un'altra cosa che, ecco, questa cosa infastidisce le donne terribilmente. Le donne hanno spessissimo bisogno di parlare, bisogno di tirar fuori ciò che hanno dentro, e questo aspetto molto spesso gli uomini lo interpretano come: troviamo una soluzione, adesso ti do la soluzione per quel determinato problema. La donna molto spesso non vuole la soluzione al problema, ma vuole essere ascoltata, vuole essere accolta, e questo è un passaggio secondo me che fa la differenza nella relazione. Beh, Maria Cristina, il ruolo della donna nella società, tu fai l'imprenditrice, qual è il ruolo all'interno dell'imprenditoria oggi delle donne? Prego. Ma all'interno dell'imprenditoria ovviamente la donna si trova a dover conciliare, come diceva Antonella Cannada, i vari ruoli, ecco, all'interno della famiglia, all'interno dell'impresa. Ovviamente all'interno dell'impresa, proprio per riprendere quello che dicevi tu prima, Pierluca, noi abbiamo questa capacità in più, che anch'io, ecco, non trovo giusto definirla una marcia in più, ma mi avvicino invece al concetto di diversità. Noi semplicemente abbiamo un altro modo di ragionare, di approcciare, fa parte della nostra diversità, il nostro intuito, il cosiddetto intuito. Quindi chiaramente la donna ha una capacità di visione diversa, più ampia, conserva in essa la potenza della vita, quindi chiaramente questo condiziona anche l'approccio alle cose. Sicuramente all'interno dell'imprenditoria, anche in questo le donne sono più, si trovano in maggiore difficoltà, devono sicuramente lottare di più, devono lottare per farsi riconoscere nelle riunioni, come ci diceva prima Fiorella, devono lottare di più per affermarsi, perché quando la donna prende la parola magari c'è una battuta, magari c'è un tentativo di metterla anche sotto protezione, no? Se magari è più giovane, non ha lo stesso trattamento dell'uomo. Cioè, dobbiamo poi uscire dalle apparenze ed entrare poi nella vita quotidiana. Quindi concordi pienamente con Fiorella. Basta sì. Apparenze, cerchiamo di pensarla semplicemente, cerchiamo di che siamo concreti. Due individui e dobbiamo ragionare praticamente per competenze. Questo è interessante. Concretezza. Anche nella violenza, concretezza, cerchiamo di dare risposte, comprendo i convegni, comprendo le iniziative, qui ci sono anche dei rappresentanti politici, cerchiamo di dare delle risposte, perché il sommerso che non si vede e che non si registra nei dati Istat è altissimo, nelle case, nel silenzio. Forse è un problema di natura culturale, questo lo volevo domandare a Vittoria. Vittoria. La violenza e il non denunciare la violenza che si subisce può essere interpretato come una mancanza della cultura della denuncia? Ma è una domanda abbastanza è una molto difficile, seria, una bella una domanda molto seria. Voglio dire che molte volte la donna, per il suo grandissimo senso di responsabilità, vuoi nei confronti della famiglia, vuoi nei confronti dei figli, talvolta evita, per non incrinare quello che potrebbe essere un reale o fittizio equilibrio che esiste nella famiglia. Questo spinge la donna, soprattutto al sud, a non denunciarle queste cose, in quanto
come si dice in gergo napoletano, ne prova anche vergogna, si mette scorno, insomma, dice, a raccontare i fatti della propria famiglia, di quello che accade. È vero che noi abbiamo un retaggio culturale orribile, dove era quasi normale la violenza su una donna. Ma no, a Napoli città no, questo possiamo parlarne nell'entroterra, perché io penso che a Napoli città siano più le donne a comandare in casa che non certamente gli uomini. Io di questo voglio ne dire sono, che c'è una forza io di questo di coesione, ne sono d'accordo. C'è una forza di coesione pazzesca. D'altro canto, voglio dire, la differenziazione, se fra virgolette la vogliamo chiamare così, che esiste fra le donne e gli uomini è costituita proprio dalla costanza e dalla determinazione in cui le donne mettono tutto il loro modo di estrinsecare la propria personalità. Diciamo che gli uomini sono diversamente costanti e diversamente determinati. Questo non vuol dire che abbiano un gap o una pedalata in meno, una marcia in meno. Significa semplicemente che sono due componenti importantissimi del genere umano, le due metà della stessa medaglia. Complementare, come il sole la e la complementarietà, luna. esatto, come Napoli e il mare, tanto per fare un esempio. Io ritorno sempre su Napoli, che è la mia passione. Non riesco a concepire una giornata lontana dal mare, non riuscirei a vivere lontano da Napoli. Ho dovuto fare per motivi di lavoro in passato, ma il mio animo era sempre qui. Ma sempre con la cartolina in tasca. No, sempre col biglietto pronto per allora. Partire. Pierluca, visto che lei ha sollevato una cosa importante, giusto un minuto. Ricordiamo anche che noi da bambine veniamo allevati col concetto dell'accudimento, della sopportazione, del lascia stare, lascia correre, porta pazienza. Questo non, ha un suo ruolo. Non bisogna portare pazienza. Però poi questo però ne parliamo con la dottoressa Amore. La dottoressa un attimo solo, ci aiuterà. Un attimo solo, facciamo ordine perché altrimenti poi ci sgridano. Allora, si parla di società matriarcale al sud. Ne volevo parlare prima di poi con Antonella. Tu gestisci in casa, noi siamo una società matriarcale, sei d'accordo con questa definizione? Non dappertutto, ci sono, dipende dall'educazione ricevuta e dal posto in cui si vive. Normalmente no, è una società patriarcale, certamente la donna ha dovuto farsi strada e ha dovuto sostenere la famiglia sia con il lavoro in casa che con il lavoro fuori e ha dovuto far fronte alle necessità e quindi è diventata il pilastro e mano a mano che si faceva spazio e diventava il pilastro, chiaramente diventava il perno della famiglia, lo zoccolo duro su cui... Che bella definizione, il perno della famiglia, tutto ruoto intorno ad essa, è bella come definizione, una bella immagine, perché noi quando parliamo esprimiamo immagini, no? Sì. Quindi è una bella immagine. E quindi ha dovuto sostenere la famiglia e ha anche dettato le regole a quel punto, perché è diventata, ha dovuto seguire i figli e quindi dare l'educazione, è dovuta diventare capitano d'impresa e quindi chiaramente è diventata più forte e ha dettato le regole. Bene. Manuela, prima Maria Cristina dà uno spunto interessante. Noi donne siamo educate alla sopportazione, al lascia stare. Cosa tu verifichi quando vengono le pazienti o le coppie da te in base a questa domanda o in base a questo spunto? Guarda, rispetto alla questione della sopportazione, sicuramente la donna ha bisogno di... innanzitutto la donna è mamma, anche se magari non lo diventa, quindi è colei che accoglie, è colei che cerca di ascoltare e di comprendere. Molto spesso, no, uno dei problemi grandi di cui mi occupo è la famosa sindrome della croce rossina, no? La donna che nella relazione abbraccia le problematiche di un uomo appunto con l'illusione che potrà salvarlo. Quindi ci sono molte donne che hanno questa propensione, per fortuna poi ci sono molto spesso anche dei segnali per cui a un certo punto loro si svegliano rispetto a questo e appunto cominciano anche dei percorsi di terapia che sono fondamentali proprio per l'acquisizione della consapevolezza, no? Quanto io posso fare, ma soprattutto quanto io mi perdo di vista come persona pur di far esistere la relazione, pur di salvare lui. Ci sono delle relazioni patologiche che proprio si basano su questo, no? E purtroppo molto spesso la questione della sopportazione è molto legata al quanto perdo di vista me, quanto divento trasparente nel quotidiano pur di portare avanti una relazione, pur di portare avanti una famiglia, e chiaramente questi sono degli spunti di riflessione fondamentali
fondamentali su cui, certo, secondo me bisognerebbe... Vogliamo dare un attimo i tuoi riferimenti se qualcuno ti vuole fare qualche domanda, indipendentemente, sì, dal numero 339-6357-718, se vi piace la trasmissione, se vi piacciono gli spunti che gli ospiti danno, ma soprattutto se dovete fare qualche domanda la potete porre direttamente sui canali social e in, sì, via mail. Prego. Sì, io ho una pagina Facebook che si chiama Dottoressa Manuela Morra, psicologa, sessuologa, psicoterapeuta, faccio anche tante dirette proprio su per queste tematiche. Un attimo, lo dovresti ripetere perché è importante, sì, che se qualcuno sta segnando... Dottoressa Manuela Morra, psicologa, sessuologa, psicoterapeuta. Perfetto. Allora, per quanto riguarda il ruolo della società di oggi, quindi possiamo dire che oggi l'uomo e la donna si accompagnano, Dino, in un percorso di... Ma io personalmente, devo dire la verità, non sono tanto ottimista che l'uomo e la donna possano, come dire, portare avanti serenamente le loro relazioni, possono evitare di separarsi e di divorziarsi. Se noi vediamo un po' le statistiche, ci accorgiamo che non è così brillante la situazione, ma anche perché noi non dobbiamo considerare la donna soltanto come membro di una famiglia, perché se noi partiamo da questo dobbiamo parlare della famiglia, di com'è la famiglia, di perché la struttura è monogamica e da dove siamo partiti. Addirittura potremo scoprire che in realtà la struttura monogamica della famiglia, come la professoressa qua sa, nasce per effetto di un grande processo nell'antichità a una donna che si chiamava Ispala Fescennia, ed era una donna che i romani misero in un tribunale perché ella raccontasse di tutte le esperienze che le donne avevano durante i baccanali. E questo non perché i romani erano moralisti, no, perché i romani avevano l'esigenza della continuità della specie, della trasmissione, della successione e quindi della gens. Quindi la certezza del figlio era importante. Ora, a prescindere da questo, io credo che fin tanto che noi non ci interroghiamo su quello che il movimento, cioè le donne, hanno cercato di comunicare e come lo hanno comunicato, noi non riusciremo bene a capire. Dico questo perché, vedete, c'è stata una legge famosissima, la legge Merlin, non so se forse chi è molto più giovane non la ricorda, ed è una legge che è conosciuta come la legge contro la prostituzione, il che è un errore gravissimo. Molti dicono la legge contro le squille e quant'altro. Non è così. La legge Merlin era una legge contro lo sfruttamento della prostituzione. Cioè a dire, noi non dobbiamo punire una donna che è meretrice perché è la sua libertà personale di esercitare una vendita del proprio corpo, ma dobbiamo impedire a un uomo di esercitare una... Come dire, un illecito guadagno. Perfetto. Allora voglio dire, io credo che sicuramente le cose sono in progress, sono in fieri, però è necessario che soprattutto in questo momento, noi abbiamo sentito che ultimamente la Turchia è uscita dalla convenzione. Però stiamo andando oltre, questo te lo domando poi, perché ogni intervento è giusto che abbia una tematica chiara. Allora, per quanto riguarda Fiorella, ti volevo chiedere una cosa. Si parla di violenza sulle donne, voglio fare un attimo un passo indietro. Con il tuo partito molto spesso denunciate delle problematiche di natura sociale. Cosa ti capita di raccogliere per strada come informazioni, denunce e malversazioni? Allora, rispetto al tema femminile, è un argomento serissimo sul quale ovviamente siamo in prima linea e proprio... L'ultimo caso di cui siamo occupati molto da vicino, anche perché il papà è stato candidato nelle liste dei Verdi, è l'omicidio, l'ennesimo femminicidio, quello di Ornella Pinto, di quella ragazza che è stata barbaramente uccisa, vittima di femminicidio anche lei, sempre da parte del suo compagno, perché poi gli uomini vigliacchi attaccano le donne che si trovano più vicino a loro, che si fidano più di loro, che quindi abbassano più la guardia. Pare proprio da ultimissimi riscontri che l'abbia colpita nel sonno, quindi ancora più vigliaccamente, e ci stiamo costituendo parte civile in questo processo. A me la cosa che dà fastidio ormai più di ogni altra cosa è quella di confondere l'origine di un problema con un giustificazionismo spinto. Allora, cercare l'origine della violenza mi può anche andare bene come
fenomeno di studio, ma poi voler giustificare qualsiasi forma di violenza, in questo caso parliamo del femminicidio, sempre come una mancanza di qualcosa, è lo Stato che fallisce, è un retaggio culturale, la donna che si sente da sempre... Sono d'accordo con te, sbagliato e basta. È proprio una cosa che ormai non riesco proprio più a sopportare. Un uomo violento è violento perché è una persona, ma nemmeno si può dire perché nasce da ambienti violenti, questo è il patrimonio, perché ci sono tante persone, né tantomeno il fatto che nasce in determinati ambienti, perché ci sono ambienti culturali non elevatissimi dove la donna viene strarispettata e ci sono invece ambienti culturali un po' più avanti dove troviamo delle vittime Bene. Di femminicidio. Bene, Maria Cristina, tu sei una giornalista, prossima giornalista. Fiorella ha fatto una disamina molto interessante, ha detto molto spesso per creare anche casi giornalistici si cercano di trovare delle giustificazioni. Prima di tutto diciamo che la violenza, qualsiasi tipo di natura rispetto alla violenza sulle donne è sbagliata, certo. Perché l'uomo deve parlare come la donna deve parlare. Che tipo di denunce tu raccogli sui tuoi network? Tu sei un esponente di una TV che si chiama TV3 Baiano. Che tipo di storie raccontate? Prego. Una domanda un po', diciamo, a cui posso rispondere in parte, perché ovviamente mi occupo molto della violenza di genere, mi occupo della parità di genere all'interno della mia trasmissione televisiva e comunque... Ricorda insieme... praticamente quello che è la tua trasmissione e sì. I tuoi canali, perché è importante che facciamo anche network tra di noi, certo. Non siamo in concorrenza assolutamente. No, prego. No, no. La mia trasmissione televisiva si chiama Meeting ed è un salotto culturale oramai che va avanti da diversi anni sull'emittente televisiva TV3 Baiano. Potete anche iscrivervi al canale YouTube per seguire tutti i nostri Perfetto. Programmi. Ovviamente adesso siamo maggiormente in smart working, quindi lavoriamo molto sulle pagine, sulla pagina Facebook con la diretta. Diccela così poi dopo sì, andiamo nel video della risposta. Su TV3 Baiano, su Facebook, su Instagram, su YouTube e poi mi occupo anche, diciamo, di giornalismo scritto. Maria Cristina, scusami, online. Sarò breve nella domanda. Ci devi raccontare un caso in pochissimi secondi che ti ha... sconvolto, che ti ha colpito, prego. Allora, posso raccontare qualcosa? Scusatemi però... se sono irruente, ma purtroppo i tempi televisivi non sono quelli allora, che mi imbattono normale. Io faccio il tuo stesso diciamo lavoro, Perfetto. Quindi lo so, però allora io all'interno dei miei salotti mi occupo di prevenzione, quindi io invito ecco figure come la dottoressa, come Fiorella, persone che possono non solo arricchire il dibattito, ma dare delle risposte concrete alle persone che ci seguono. Questo inevitabilmente ci porta ad essere contattati da persone. Però queste persone noi per scelta non le invitiamo nelle trasmissioni, ma cerchiamo invece di dare loro dei contatti utili, degli sportelli che sono attivi, ci sono le case rifugio, ci sono gli sportelli, gli avvocati, quindi chiaramente ho sentito delle storie, sì, lo sentite nel mio privato, a telecamere spente, sono cose molto, molto dolorose da ascoltare. Le persone hanno immensamente bisogno di essere ascoltate, cioè dottoressa. Chiaramente l'ascolto deve essere qualificato, quindi deve essere fatto da una terapeuta. Certamente non lo possiamo fare, possiamo dare un consiglio, possiamo confortare. Le donne, alle donne non manca il coraggio, alle donne manca il sostegno, questo manca. Bene. E lo ha detto ultimamente anche una scrittrice, che ora in questo momento, vabbè, non voglio prendere altro tempo. Quindi... non posso, diciamo, non mi sento di raccontare una storia perché la privacy è la privacy, però noi non posso però dire una cosa, questa la lancio qui. È venuta da noi una persona, chiaramente con un nome di fantasia, a raccontare la sua storia di mobbing, questo sì. Perfetto. Allora, per concludere, perché sarà l'ultimo giro. Sì. Maria Cristina ha detto una cosa importante, che tu prima dicevi ascolto, le donne vogliono essere ascoltate, però lei ha detto una cosa... che si compenetrava nel tuo discorso, hai detto l'ascolto deve essere qualificato. Sì. Quindi l'ascolto deve essere qualificato. Che tipo di consiglio vuoi dare, questa è la chiusura di trasmissione, a quelle che sono le donne che vogliono essere ascoltate? Prego. Allora, sicuramente oggi per fortuna ci sono tante persone competenti, qualificate, che offrono appunto anche degli spazi che possono essere il primo passaggio proprio per incominciare ad avere delle forme di contatto con persone e professionisti competenti. Io nel precedente lockdown, marzo l'anno scorso, ho fatto delle dirette Facebook e sono stata contattata in privato da tantissime donne. Quindi secondo me quando il messaggio
messaggio è chiaro ed è un messaggio di qualità, secondo me le persone, le donne vengono agganciate. Sicuramente questo è un discorso molto complesso che però va approfondito, bisogna parlarne perché non ci deve essere alcun tipo di vergogna, molto spesso le donne si vergognano, io invece quello che dico sempre è parlarne è sinonimo di grandissima intelligenza. Uno, perché non si è sole, ci sono tantissime donne, si parlava prima della poca complicità, io credo tantissimo nella complicità delle donne e quindi la donna secondo me è una grande risorsa in questo senso e soprattutto secondo me bisogna parlarne perché bisogna denunciare tutti quei segnali fondamentali che le donne molto spesso confondono come segno d'amore, che sono i primi segnali di una violenza annunciata. Molto spesso, faccio un esempio anche banale, è tanto geloso vuol dire che mi ama. Non è assolutamente così, è chiaro. La parola di gelosia può lusingare, ma quando il comportamento di gelosia di un partner diventa controllante, limitante, eccetera, questi sono i primi segnali che le donne e le ragazze non devono assolutamente possiamo tollerare. Dire, non fatevi limitare e se avete dei dubbi, fatevi ascoltare. Sì. Perfetto. Allora, Fiorella, come vedi il futuro della nostra società e quindi senza la quota rosa, per esempio? In sé per sé è discriminante in base a quello anche che ci dicevi prima? Cioè perché bisogna dire per legge le quote rose? Non dovrebbe essere in automatico le quote rose? Tu cosa ne pensi? Allora, adesso non ci sono più quote rosa, adesso ci sta la rappresentanza di genere, per cui le liste elettorali devono essere composte da un terzo di genere diverso, quindi tranquillamente possono essere fatte 2/3 di donne e 1/3 di uomini. Quindi diciamo la rappresentanza di genere è paritaria, che sia un uomo che sia una donna. Inizialmente sono servite per abbattere quello che veniva definito tetto di cristallo, cioè il fatto che le donne vedevano delle postazioni più in alto ma non riuscivano ad arrivarci, essendo una società formata fondamentalmente da uomini facevano strada soltanto ad altri uomini, quindi sono state utili per aprire una breccia e in quanto tali hanno eliminato una discriminazione. Certo, oggi parlare di quote rosa sarebbe anacronistico, come spingere avanti le donne soltanto in quanto tali. Voglio terminare però facendo un richiamo al diritto romano, la famiglia romana, come veniva accennato prima, i romani ci hanno insegnato tanto da tutti quanti i punti di vista, è una società che ha fatto scuola e strada in tutto il mondo e ancora adesso sia come diritto sia dal punto di vista sociale ne abbiamo delle conseguenze. La famiglia romana era una famiglia sicuramente patriarcale perché c'era il pater familias che poteva fare tutto e che incarna addirittura nell'età arcaica aveva lo ius vitae acnesis, cioè il diritto di vita o di morte sulle persone che facevano parte della propria famiglia. Però poi c'era la matrona romana che all'interno della famiglia comandava tutto, c'erano anche altre donne, c'era la concubina, era una famiglia monogamica in quanto primo rapporto con la matrona, ma poi gli uomini potevano avere altri rapporti con altre donne leciti, legalizzati, tra l'altro proprio per garantire la specie. Se la donna non era abbastanza fertile potevano accoppiarsi e trovare altre donne per garantire poi che la famiglia andasse avanti. Però io ci vedo in questo una parità di ruoli, ma al di là che l'uno era verso l'esterno e l'altro all'interno della famiglia, però erano entrambi importanti, il pater familias e la matrona romana in ambiti diversi avevano quasi un ruolo alla pari. Quello secondo me a cui noi dobbiamo ambire e arrivare anche oggi nella nostra Perfetto. Società. Grazie. Ti faccio una domanda un po' diversa. Stasera abbiamo parlato di tanti argomenti. Parlami dell'amore. Di come voi donne a volte vedete l'amore. È una cosa molto semplice, composta da poche lettere, però è importante. Prego. Quindi vuoi il mio parere sull'amore? Sì, perché poi lo chiederò anche... No, per me l'amore... soprattutto tra uomo e donna e soprattutto accettazione, comprensione, non sopportazione, ricordiamo che l'abbiamo detto. La sopportazione per me è qualcosa che è fuori dal mio vocabolario, sopportare non è prova d'amore. Io sento tante persone che mi dicono, ma poi sai, io ho sopportato perché non volevo rompere, non volevo... No, sopportare
è un atteggiamento autodistruttivo. Noi non possiamo sopportare cose che fanno male allo stomaco. La violenza non è solo fisica, la violenza è anche verbale. Una persona può anche non toccarti, può anche non sfiorarti, ma può farti male con le parole, farti male umiliandoti, farti male non avendo per te gratificazione. Può anche esercitare una violenza di natura economica, non dandoti un libero accesso alle risorse economiche. La violenza non è solo tra marito e moglie, ma può essere tra i fratelli, proprio ritornando al patriarcato, tra il fratello più grande e le sorelle, tra il padre e i suoi figli. Quindi tutto ciò che è sopportazione porta inesorabilmente lontano dall'amore. Perfetto. Allora, in conclusione, lei ha parlato di un aspetto dell'amore, invece volevo sapere una cosa bella dell'amore che è verso un uomo sicuramente, ma anche verso i figli, anche verso il proprio lavoro, l'amore in generale. C'è una donna in carriera, ha il tempo di amare? È molto difficile. Lo cerca il tempo di amare, perché lo si trova. Poi abbiamo bisogno tutti di amare e di essere amati, per cui è molto difficile conciliare, perché io per esempio non ci sono riuscita. Sono dedita al lavoro e ai miei figli, però cerchiamo tutti l'emozione, cerchiamo il complice della nostra vita o la complice, cerchiamo che bel la condivisione. Che complice. Ah, sì, perché la persona che ci deve stare a fianco deve essere il nostro complice, non deve avere un ruolo, deve essere colui o colei che ci completa, dobbiamo essere pezzi di un puzzle che va al suo posto. Io invece vorrei chiederti in conclusione un altro amore, l'amore che tu prima hai manifestato verso la tua città. Che amore è il tuo amore verso la città? Un amore smisurato. E questa è una cattiveria, perché non si può spiegare un'emozione, una sensazione, proprio perché tali non possono essere messe su carta, diventa complicatissimo. Però ce la puoi raccontare. È un momento magico, è la sublimazione di uno stato d'animo che persiste nel tuo animo. È la trasformazione di quello che vuoi diventare al di là dei retroscena di interessati che potrebbero esserci. È un qualche cosa di gratuito, io non te la posso definire, cioè sarei nella povertà del mio linguaggio, non riesco a estrinsecarla come vorrei. È la passione infinita, è il mare, è grande come il mare. L'amore per la città è come il mare, cioè infinito. Sì. Perfetto. Sì. Dino. In conclusione, domanda dalle 100 pistole. Dalle 100 milioni di dollari. Allora, l'amore verso la propria compagna, quanto è importante stare in armonia, è una parola che noi usiamo spesso, no? In armonia con la propria compagna e vivere bene insieme. Io dico una cosa, stasera purtroppo ho potuto interferire poco nella comunicazione perché, come dire, è stato detto molto e tanto, per cui concluderei semplicemente con un'espressione inglese: love is but surrender completely. L'amore esiste ma è dedizione completa. Bellissimo questo, dedizione completa. Allora, ringrazio tutte le ospiti e gli ospiti di questa sera, dandovi appuntamento a lunedì prossimo, lunedì 9 aprile. Potete inviarci i vostri spunti, i vostri suggerimenti al 339-6357-718, ripeto, anche se sta in sovraimpressione, 339-6357-718, mandare una mail a gruppomarino@alice.it. Ringrazio gli ospiti, buona Pasqua, fatta naturalmente, e buon proseguo. Grazie e buonasera a tutti.